Massimo Giletti verso il ritorno in Rai. Ecco cosa farà. Massimo Giletti ha abbandonato la 7 ormai dal mese di aprile, periodo in cui è stato sospeso il suo programma, Non è l'Arena. Da qualche mese si vocifera sempre con maggiore insistenza che Giletti potrebbe essere prossimo ad un ritorno in Rai. Queste indiscrezioni stanno trovando sempre più conferme, come ha sostenuto anche il settimanale Oggi, secondo cui Giletti avrebbe avuto un incontro nella sede Rai, proprio per aprire le trattative in merito al suo ruolo nella prossima stagione televisiva. Secondo quanto riportato dal giornale Finora, sarebbe soprattutto Matteo Salvini ad insistere perché Giletti possa fare ritorno nella TV di Stato. I due sarebbero uniti da una stima umana e professionale, da prima che, nel 2017, il contratto di Massimo Giletti con la Rai non venisse rinnovato. Secondo quanto sta trapelando fino a questo momento, l'intenzione sarebbe effettivamente quella di inserire Giletti nella prossima stagione televisiva. Al momento, sembra che la Rai stia decidendo di affidare un format completamente nuovo a Giletti. Di conseguenza, non erediterà dei programmi appartenuti ad altri conduttori, ma ne avrà uno esclusivamente suo. In tutta probabilità tale trasmissione sarà in prima serata, ma non si sa ancora quando possa iniziare. Se il contratto dovesse concludersi potrebbe iniziare già da settembre, altrimenti sarà necessario attendere il 2024. Massimo Giletti, si allontana l'ipotesi della sua conduzione di Che tempo che fa? Intanto, le indiscrezioni che stavano circolando insistentemente nelle settimane passate, secondo cui Massimo Giletti avrebbe ereditato Che tempo che fa da Fabio Fazio, si stanno allontanando. Sembra che l'ipotesi più probabile sia quella di un programma tutto suo, e di conseguenza non dovrebbe essere lui a sostituire Fabio Fazio. Per il momento, non si sa quale possa essere il programma in questione, ma per Che tempo che fa sarà trovato certamente un nuovo conduttore. Massimo Giletti potrebbe avere un programma simile a quelli già condotti in precedenza, magari dedicato alla politica o all'attualità. Negli ultimi giorni sembra che il conduttore si sia recato diverse volte nelle sedi di Viale Mazzini, e questo lascia pensare che siano in corso dei dialoghi per arrivare, alla fine, ad un nuovo contratto. Intanto ci sono altri conduttori che potrebbero tornare in Rai, come per esempio Pino Insegno, che ha dei rapporti stretti con il nuovo governo e quindi con i nuovi vertici Rai. Per ora, quindi, è ancora tutto da vedere. Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Massimo Giletti tornare in Rai con un nuovo programma oppure no? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.